Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta in crema di carote e pancetta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta corta, carote tagliate a pezzetti, acqua, sale, pepe, scalogno, olio evo, burro, pancetta a cubetti, panna da cucina e parmigiano grattugiato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il burro. E la pancetta. Ed azionare il bimby per 5 minuti, 120 gradi, antiorario, velocità soft. Mettere da parte, senza lavare il boccale, mettere lo scalogno e lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 6. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le carote. E le facciamo tritare per 10 secondi a velocità 6. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il sale, il pepe ed azionare il bimby per 5 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere l'acqua. E cuocere per 12 minuti, 100 gradi, velocità 1. Nel frattempo cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente. Adesso frullare per un minuto a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la panna. Il parmigiano. Ed azionare il bimby per 50 secondi a velocità 4. Aggiungere la pancetta ed azionare il bimby per 20 secondi, antiorario, velocità 1. Versare nella ciotola con la pasta, amalgamare bene e servire.
Pasta in crema di carote e pancetta. Grazie e alla prossima ricetta!